Ciao friends e benvenuti in un nuovo video. Allora, il video di oggi è molto speciale. Non si parla di trasporti, non si parla di che cosa fare e che cosa vedere, ma si parla di quelli che sono i souvenir che possono essere comprati ad Amsterdam e possono essere messi all'interno del bagaglio a mano. Quando viaggiamo, in realtà, ormai per pochi giorni non utilizziamo quasi mai il bagaglio da imbarco, quindi ho pensato sarebbe interessante fare un video di piccoli souvenir che possono entrare nel bagaglio, ma mi sono posta anche un'altra sfida. L'altra sfida è riuscire ad avere un budget molto molto ridotto ed acquistare dei souvenir al di sotto dei 5 euro. Quindi vediamo se ci sono riuscita. Ho lo scontrino alla mano, così posso dirvi ogni singolo souvenir quanto è costato. Allora, iniziamo da quella che è secondo me il tempio dei souvenir ad Amsterdam. Un tempio perché in realtà all'interno di questo posto potete trovare souvenir di tutte le tipologie e di tutti i prezzi. La mia sfida era quella appunto di acquistare dei souvenir che costassero meno di 5 euro e entrassero nel bagaglio a mano, ovviamente, e quindi vi faccio vedere quella che è stata la mia scelta. Ho cominciato dal mercato dei fiori, il posto turistico per eccellenza qui ad Amsterdam, ed ho acquistato il souvenir che tutti dovrebbero acquistare in realtà, cioè il tulipano. Il tulipano che io ho scelto è questo qui, il tulipano rosso, è uno dei miei preferiti, il suo petalo è veramente molto molto intenso, un colore molto intenso, e ho acquistato al mercato dei fiori questa busta di tulipani. Questa busta di tulipani contiene 10 bulbi differenti di tulipano e che possono essere piantati in un qualsiasi tipo di vaso. Il costo per questa busta di tulipani con 10 bulbi all'interno è di 2,50 euro, quindi primo obiettivo raggiunto. Il secondo souvenir che ho comprato al mercato dei fiori ha sempre a che fare con i tulipani, ahimè è una deformazione professionale. In questa città, in questo paese, ormai i tulipani sono tantissimi, quindi è davvero impossibile non innamorare. E ho comprato dei tulipani di legno, questi qui carinissimi, guardateli, si sono davvero di diversi colori e di diverse tipologie. Se i tulipani di legno sono costati 4 euro, quindi sono ancora al di sotto del mio budget. Altra cosa che ho comprato al mercato, ma che in realtà trovate in quasi tutti i negozi di souvenir in centro, è un qualcosa che mi ricorda l'architettura olandese. Secondo me è molto carino avere questo magnete, che appunto è alla forma di una casetta olandese. Vediamo se riusciamo a metterlo a fuoco. Ha la forma di una casetta olandese ed è appunto un magnete che riproduce anche questo un negozio di fiori, infatti si chiama proprio Flower Shop. Il costo per questo magnete è di 2,50 euro. Altro souvenir ha a che fare questa volta con quella che è la tradizione olandese ed è anche uno degli oggetti più famosi in realtà per l'Olanda, insieme poi al tulipano. Sto parlando dello zoccolo di legno, questo qui piccolino. Io ho acquistato un piccolo portachiavi, guardate qui, di colore arancione, perché arancione è appunto l'Olanda, l'arancione è il colore dell'Olanda, con la scritta Amsterdam su due lati. Il costo di questo portachiave è veramente veramente piccolo, veramente esiguo, ho superato me stessa, l'ho pagato soltanto 1 euro. Un'altra cosa molto molto importante, passiamo al lato cibo, che secondo me è sempre interessante, perché ho comprato due prodotti tipici olandesi all'interno del supermercato. Io consiglio sempre di andare nei supermercati quando si viaggia all'estero, in particolare in Olanda, perché all'interno trovate tutto quello che fa parte della nostra quotidianità. È nostra quotidianità che voi stessi potete portare a casa per avere un bellissimo ricordo di Amsterdam e dell'Olanda. La prima cosa che voglio farvi vedere è un qualcosa che quasi nessuno conosce. In Italia non sono praticamente diffusi, quindi è davvero una chicca. Questi biscotti qui che si chiamano Stroopwafel. Sono dei wafer
hanno una forma circolare e sono due wafer che intervallati da miele o caramello a seconda dei gusti, e sono così grandi perché vengono utilizzati come tappo, come copertura di una tazza calda con tè o caffè all'interno. Infatti il vapore di questa bevanda all'interno fa sì che il caramello e lo stesso biscotto si ammorbidiscano e si sciolgano in modo da essere appunto morbidi e non più croccanti. È veramente una cosa che dovete provare, quindi ricordatevi gli Straw Waffle. Io li ho comprati al supermercato e anche qui ho speso pochissimo. Ho speso 1,69 euro, 1,70 euro, quindi super top. Altra cosa che vi voglio far vedere è un prodotto super super conosciuto, è il famoso formaggio olandese. Questo qui viene venduto in questa forma, quindi in questa forma bella circolare. Questa forma di formaggio in realtà pesa 380 grammi, quindi non è poi così leggera, ed è il formaggio, nel mio caso è quella del formaggio Gouda. All'interno c'è il formaggio ricoperto dalla paraffina e questo formaggio può essere portato nel bagaglio a mano e può essere conservato in frigorifero al chiuso, quindi non aperto, per 3-4 mesi, quindi addirittura è un souvenir che dura nel tempo, quindi è molto utile. Il costo di questa forma di formaggio è di 7 euro circa, quindi qui in questo caso ho sforato il mio budget, però sono 380 grammi di formaggio, quindi secondo me ne vale la pena. Poi voglio farvi vedere quello che ho acquistato al Museo di Van Gogh, cioè ho acquistato un oggetto, un souvenir, all'interno dello shop del Museo di Van Gogh. Dovete tenere presente però che all'interno del museo è stato abbastanza difficile trovare degli oggetti che costassero meno di 5 euro, quindi mi sono consultata con Petra e abbiamo deciso insieme di acquistare un qualcosa che in realtà fa parte anche questa della nostra quotidianità. Ho acquistato due tovagliette per la colazione, guardate come sono carine, che riproducono il mio dipinto preferito di Van Gogh, cioè il ramo di mandorlo in fiore. Ogni singola tovaglietta l'ho pagata 3 euro, quindi sono al di sotto del budget. Ne ho comprate due però e quindi ho speso un totale di 6 euro. Altra cosa che vi voglio far vedere è un oggetto, e chi mi segue da tempo lo sa, in realtà un oggetto che fa parte della mia quotidianità. Io per scherzare dico che, vivendo ad Amsterdam, ho una collezione di questo oggetto, perché davvero lo utilizzo tutti i giorni, ma lo trovo in realtà un qualcosa di molto simpatico, ed è un cappello. In questo caso io ho acquistato un cappello con appunto la scritta Amsterdam, spero che si metta a fuoco, ok, con la scritta Amsterdam, e l'ho pagato soltanto 3 euro. A malincuore io ho acquistato questa felpa, perché con questo acquisto in realtà ho sforato il mio budget. L'ho acquistata da Primark, ho speso 10 euro, quindi siamo oltre il mio budget di 5 euro, ma in realtà ne valsa la pena perché è molto molto carina. Ha la scritta Amsterdam, Netherlands, quindi Paesi Bassi, ed è un bel ricordo che può essere poi piegato e messo in valigia. Io ho acquistato una 2XS che, come vedete, mi va anche un pochettino larga, ma esistono taglie davvero per tutte le tipologie, sia per uomini che per donne, fino a taglie come la 2XL, quindi davvero ce n'è per tutti. Oltre alle felpe, oltre ai cappelli, potete trovare t-shirt, portachiavi, zainetti con la scritta Amsterdam, quindi vi consiglio assolutamente di fare un salto da Primark, perché vi darà un sacco di idee regalo. Allora ragazzi, il mio video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile per avere un po' qualche idea su che cosa acquistare ad Amsterdam. Fatemi sapere qui nei commenti se vi è piaciuto o se voi stessi mi consigliate qualcosa che si può acquistare con un budget inferiore ai 5 euro e da portare nel bagaglio a mano. Per il resto io vi do appuntamento ad Amsterdam, al prossimo video, vi aspetto sempre qui, mi raccomando, ciao!